Allora, ripeto, il parere si riferisce alla durata che con questo emendamento viene eliminata. Quindi, secondo me, insomma, rifletto, l'ho messo qui in chat a riflettere sul parere. E invece, su quanto diceva il consigliere Corsetti, un po' fuori contesto, però riguarda sempre la durata, per carità, la 81-2020 definisce una durata al 31 ottobre 2021 delle occupazioni. Il consigliere Corsetti fa molta confusione con quanto ha fatto il ministro Franceschini e il Parlamento e il governo, che non è entrato nel merito della durata, ma dei termini, delle domande, degli esoneri COSAP e delle deroghe. Ecco, quindi solo le deroghe intervengono sugli investimenti oltre alla durata. Ecco, secondo me il governo sta sbagliando a fare delle deroghe di 3 mesi in 3 mesi perché le attività produttive hanno necessità di avere una finestra per valutare gli investimenti che non può essere di 3 mesi, per effettuare un investimento che le possa salvare oggi dal baratro, insomma. Quindi, secondo me, anche il governo dovrebbe, se vuole entrare nel merito delle durate e delle deroghe, definire un periodo più lungo e casomai, almeno fino a ottobre, come abbiamo fatto noi, se non a fine anno, vista, la prosecuzione dell'emergenza Covid che ci, porterà sicuramente alla fine del 2021, Presidente. Grazie.